Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, salve, 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 benvenuti, bentornati, siamo su Mass Effect. Ragazzi, 3, il quinto episodio, riprendiamo dopo alcuni giorni di stop. Per chi non lo sapesse, oltre al mio normale lavoro, sono stato molto impegnato sul set con Gradigra Films, che prevede anche collaborazione di CGM Cinema di Omar, Kaido Filmmaking di Veteran Johnson qua su YouTube, quindi Gianluca. Ho fatto una parte un po' particolare in un corto e quindi sono stato abbastanza impegnato negli ultimi giorni, non vi ho portato nessun video, oltre al fatto di lavorare dalle 10 alle 12 ore al giorno, ragazzi, in questo momento post-Covid che credetemi è veramente allucinante come situazione. Quindi oggi torniamo finalmente un po' su Mass Effect con qualche episodio, vediamo quanto riusciamo a farne. E dopo preambolo siamo nell'hangar navette della Normandy per parlare con i nostri compagni, appunto. Allora, innanzitutto qui possiamo personalizzare Martin Cortez, pilota di navette. Ho novità sui nostri rifornimenti, comandante. Allora io voglio cliccare un'altra cosa, è partita il discorso con Cortez e gli diremo riposo soldato. Cosa importante ragazzi, con Cortez potete avere la romance gay se volete, mentre con Trainor la romance lesbica, indipende se giocate l'uomo o la donna. Non ve le farò vedere né con questo personaggio, forse magari con Anna ve lo farò vedere, vediamo come andrà il tutto, perché con Anna ho in mente cose particolari da fare in live, ma andiamo avanti. Riposo soldato. Lieto di conoscerti, tenente. Che succede? Perdona l'intrusione, comandante. C'è moltissimo da fare e spesso non so neanche dove sbattere la testa. Fa sempre così. Devi cercare di rilassarti, Stefan. Ci tieni a me, signor Vega, o parli ancora sotto l'effetto della cerveza? Allora, tenente, cosa puoi dirmi sui nostri rifornimenti? I canali dell'Alleanza sono nel caos, ma l'economia della cittadella è ancora in piedi. Posso collegarmi ai rivenditori della cittadella. Da questo terminale puoi controllare l'inventario e fare acquisti. Ti avviserò non appena mi collego a un nuovo negozio. Coordinare le consegne alla Normandy è piuttosto costoso, perciò conviene acquistare la merce sul posto. Hai detto di essere un pilota. Perché ti occupi dei rifornimenti? Non sono stato assegnato alla Normandy come pilota. Del resto la nave era ancora in cantiere. Ho supervisionato i lavori alla stiva di carico. Per me ad operare e riparare la navetta UT-47 Kodiak e il mezzo M-44 Ameret non è certo un problema. Con la mia esperienza ho pensato di diventare pilota di navette al momento di lasciare la Terra. Specialmente considerando l'amore del signor Vega per le collisioni. Sono atti di eroismo, pendejo! Sono anche responsabile della logistica. Mi assicuro che l'armeria e la navetta siano sempre operative e rifornite. Qui ragazzi ce n'è da esplorare, eh? Il tuo stato di servizio. Sei nell'Alleanza da molto? Circa 10 anni. Ho iniziato nella prima flotta, a bordo della SSV Hawking. Pilotavo soprattutto F-61 Trident. Adoro il Trident. È il massimo nell'atmosfera bassa. Ho passato più tempo a modificarlo che a pilotarlo. Mi sono fatto una reputazione. Ah, quindi sai pilotare e riparare i caccia? Sì, e sono un bravo organizzatore. Mi volevano a capo di una squadriglia, ma con le mie capacità ero più prezioso al comando di un ponte di volo. 5 mesi fa mi hanno assegnato al potenziamento della Normandy per supervisionare tutte le modifiche alla stiva di carico. Il veicolo terrestre? Che fine ha fatto l'M44 Ameret? È in laboratorio, sottoposto a migliorie. Per aumentare la mobilità con un nucleo a ezzo così piccolo, la corazza era stata sacrificata. Ora stanno tentando di risolvere questa pecca. Ma dopo l'invasione dei razziatori, il laboratorio sarà un mucchio di macerie. La navetta? La Kodiak che sembra un po' cambiata. L'hai notato, comandante? Questa è la UT-47A Kodiak. Ha un nucleo ezzo migliorato e tecnologia di occultamento sperimentale derivata da quella della Normandy. Entrare e uscire dalla zona operativa sarà ancora più semplice. Ma ha una pessima manovrabilità. Ecco perché ti serve un bravo pilota. L'armeria. Ti occupi tu dell'armeria? Condivido la responsabilità con l'illustre signor Vega.
Ma direi che l'unica arma di cui si prende cura è se stesso. E tu sembri apprezzare lo spettacolo, Esteban. Per prima cosa abbiamo spostato l'armeria dal Ponte 2. Non so cosa avessero in mente gli ingegneri di Cerberus. Ora puoi uscire dall'ascensore, armarti ed entrare subito nella navetta. Proprio come nella prima Normandy. Bentornato nell'Alleanza, comandante. Allora, l'ultimo, la sua famiglia. Tu eri di stanza sulla Terra. Hai famiglia laggiù? Sono figlio unico. Anni fa ho perso i genitori. Io avevo un marito quando ero assegnato a Ferris Fields. I collettori hanno spazzato via l'intera colonia, incluso mio marito. Preferisco non parlarne. Sì, allora, prosegui pure. Continua a lavorare sodo, ma senza strafare. Sì, comandante. Come vedete, lui aveva il marito, nel senso che ci fa capire che era gay come personaggio. Qui abbiamo, vedete, possiamo comprare dalla cassa Fabrication i potenziamenti. Abbiamo anche la corazza Infernus, come vedete, i modellini. Quindi tutta roba che poi comprerò io, questa qua, avrei dovuto farlo prima, ma abbiamo il fucile da precisione. Vedete una maggiorazione del 10% con l'accesso remoto. Abbiamo ufficio rifornimento spettri che abbiamo visto l'altra volta, quindi la corazza Defender, tutto. E abbiamo la Sirta come rifornimento, non ha niente, quindi meglio non comprare qui, a comprare direttamente. Qui abbiamo le armi da potenziare, che poi vedrò di potenziare io, anche qui è una cosa molto importante. E qui abbiamo la stazione di modifica armi, dove appunto quando abbiamo dei pezzi vedete che li possiamo montare. Ecco. Allora. Poi andiamo a parlare col signor Vega. Ehi, Shepard. Com'è andata con il consiglio? Come al solito. Sempre evasivi. Inutili. Scommetto che volevano ancora il tuo aiuto, eh? Già, salveremo un primarca Turian da Palaven. Sembra divertente. Non sono mai stato sul pianeta natale dei Turian. Sei qua giù per un motivo? Ho pensato di farti un saluto. Sono qui per parlare. Magnifico. Non so di cosa potremo parlare. Conosci già il mio stato di servizio? In realtà no. Quando ci siamo incontrati non avevo accesso ai registri. Giusto. L'avevo dimenticato. Beh, credi di poter danzare e parlare allo stesso tempo? Ci sto. Credo di farcela. D'accordo, loco. Danziamo. Non esagerare, Vega. Con l'età arriva la saggezza e il grado. Sembri il mio vecchio comandante. Ah, sì? E chi sarebbe? Il capitano Tony. Un figlio di puttana, ma era un buon capo. Bravo. Che vuol dire era? È morto, con il grosso della mia squadra, proteggendo una colonia civile da un attacco dei collettori. E la colonia? Dovevo scegliere tra loro o i dati raccolti sui collettori. Dati che potevamo usare per distruggerli. Scelsi i dati. Mi spiace. È una scelta difficile. Il bello è che alla fine scoprii che i dati non ci servivano davvero. Perché tu eri là fuori a salvare la galassia distruggendo l'intero pianeta natale dei collettori. Non lo sapevi. Non fartene una colpa, Vega. Chi dice che me ne faccio una colpa? Io. Sei uno strizzacervelli. No, ma la tua bravata su Marte è stata avventata. Sei fortunato a essere vivo. E
allora? Allora, forse non ti importa se vivi o muori. O forse... sono disposto a fare tutto il necessario per porre fine a questa... Forse è così. Ma se vali anche solo la metà di quanto credo, ci servi vivo. Grazie per il discorsetto. Quando vuoi. Ehi, grazie per la danza, Loco. Loco? Loco, eh? Posso pensare a soprannomi peggiori? Chiamami come ti pare, basta che ti ricordi chi comanda. Non lo dimenticherò. Ok. Fortificazione sbloccato, disponibile in infermeria. Abbiamo sbloccato il potere di Vega. Quindi, ragazzi, qui la realtà dei personaggi è molto più facile da tirare su da quello che vediamo. Adesso, qua dovrebbe esserci la zona di Liara, quindi potremmo andare a cercare Liara qua. La nostra squadra, vi ricordo che probabilmente è composta da Liara e Vega. Quindi andiamo a parlare con Liara e poi andremo su Paladin a cercare il primarca Turian. Per avere almeno... Qui abbiamo il monumento ai caduti. Richard Jenkins, ve lo ricordate? Jenkins, no? Dovrebbe esserci da qualche parte... anche Kelly Chambers, non la vedo, magari la vedete voi, Kelly Chambers, eccola qui, è qua, guardate, a metà di questo, che purtroppo non abbiamo potuto salvarla durante la presa di, quando abbiamo distrutto il pianeta dei collettori. Liara? Che ve lo dico fare che accorteggeremo Liara. Comandante Shepard, che piacere rivederla. Sei il drone della nave dell'ombra. Il 95% delle volte la dottoressa Zoni ora mi chiama Glifo invece di infodrone. Se ha un momento vorrei portare la sua attenzione al terminale della dottoressa nel suo ufficio. Analizza pacchetti di informazioni. Se trova dei dati utili, posso recuperare dei potenziamenti per lei. Interessante. E cosa dovrei cercare? La informerò se troverà dei dati rilevanti. Se succederà, torni a questo terminale per sua scelta. Nel frattempo, la dottoressa Zoni vorrebbe parlarle. Buona giornata. Buona giornata a te, Grifo. Vedo che non ti sei portata solo quel drone dalla tua nave. Alcune cose erano essenziali. Senza i rapporti informativi sarei un'ombra molto silenziosa. Hai accesso alle tue risorse? Parzialmente. Ne avremo bisogno per studiare il congegno Protean. Finché non capiremo esattamente a cosa serve, è troppo pericoloso da usare. I Protean lo completarono? I Protean riuscirono a completare quest'arma. Mi stai chiedendo se funzionerà? Deve funzionare, altrimenti non ci avrebbero investito tutte le loro ultime risorse. Però dobbiamo capire che tipo di arma ci hanno lasciato in eredità. Su questo concordo, Liara. Non vorrei che fossimo come dei bambini che giocano con una pistola carica. Certo, premendo per sbaglio il grilletto causeremmo danni incalcolabili. Sarà dura perfino per noi. Se dovesse accadere qualcosa in missione, se uno di noi venisse ferito, non dimenticherò mai il giro sulla Normandy, Shepard. Ma siamo onesti, sono trascorsi più di 6 mesi. Dovremmo recuperare il tempo perduto. Io mi sono bombato Liara, Miranda e anche Jack. Assolutamente sì. Lo desidero più di ogni altra cosa, Liara. Bene, mi stavo preoccupando. Sono stato felice di rivederti su Marte per un sacco di ragioni. Mi piacerebbe conoscerle, ma non ora. Abbiamo ancora molto da fare. Con l'aiuto di Ida spero di scoprire cosa i Protean ci hanno lasciato in eredità. Però avrei voglia di parlare un po' con te, e non di lavoro. Magari più tardi. Magari più tardi. Qui abbiamo la stazione intelligence, kit di modifica corazza, ecco qui, bonus capienza munizioni, ci fanno vedere che c'è anche Tali nella, e bonus resistenza agli scudi. Allora...
Opzioni per le ricompense. Aspettate, io mi... Vedete, dovevamo sceglierne uno o l'altro. Abbiamo scelto di potenziare gli scudi. Quindi, ecco qua, non possiamo fare più niente. Quindi, allora, giunti a questo punto, vedrei gli archi. Qui cosa abbiamo? Il terminale contiene corrispondenza non essenziale delle forze alleate. La dottoressa Azzoni ti ha fornito l'accesso. Ah, vedete, abbiamo tutti i messaggio di Feron dall'ombra. Ecco qui, materiali per il crucibo, quindi anche Feron sta collaborando con noi, giusto? Tutti collaborano in questa missione. Vediamo se c'è qualcun altro di interessante sulla nave. In teoria dobbiamo vedere se la dottoressa Chakwos ha qualcosa per noi. Comandante? Tutto bene da queste parti, dottoressa? La squadra dell'Alleanza ha ripulito e rifornito tutto, ma è ancora la mia vecchia infermeria. Mi sento come a casa. Bentornata. Grazie, non perdiamo altro tempo. Se posso, vorrei esaminarti. Come mai? Spero non ci sia nulla di grave. No, ma dobbiamo dare un'occhiata a tutti quegli impianti cibernetici che Cerberus ti ha innestato. Roba costosa, ci tengo. E vale fino all'ultimo centesimo. Devo solo controllare se è tutto a posto. Esatto, la prudenza non è mai troppa, dottoressa. Immagino che un controllo possa farmi solo bene. Però niente bisturi questa volta. Questa volta non è nulla di così invasivo, purtroppo. Devo solo eseguire una diagnostica dei tuoi impianti e fare alcune rilevazioni. La procedura che abbiamo eseguito per la tua cicatrizzazione ha prodotto una simpatica copertura proteica sintetica. E il tuo corpo ha accettato gli impianti senza rigettarli. Meglio così, visto quello che sono costati. Ecco, sei il ritratto della salute. E scorte mediche. Qual è lo stato dell'inventario dei farmaci? L'infermeria è stata rifornita prima che lasciassi la Terra. Dovremmo essere a posto per molto tempo, anche per curare tutte le ferite che riporti ogni giorno. E Cerberus? Ti sei mai pentita di aver lavorato per Cerberus? Non abbiamo lavorato per loro, li abbiamo usati. Se dovessi provare qualcosa sarebbe senso di colpa. Abbiamo preso i loro soldi, i loro uomini migliori e la loro miglior nave. Li abbiamo usati per sconfiggere i collettori e ora li stiamo combattendo con i loro stessi mezzi. Quindi, no, non me ne pento. Vediamo. La tua famiglia, dottoressa? Non hai mai nominato nessuno della tua famiglia? Non c'è molto da dire, in realtà. Sono l'ultima di una prestigiosa stirpe di medici specialisti. Ho sposato l'Alleanza e voi tutti siete miei figli. Sono circondata da molti buoni amici, ma ogni nave dell'Alleanza presa ne perdo uno o due. Dobbiamo metter fine a questa guerra. Allora, arrivederci. Ci vediamo, dottoressa. Fai attenzione, Shepard. Allora, mettiamo reputazione. Qui vedete abbiamo il riassegnamento dei poteri. Possiamo azzerare i poteri di tutti, ragazzi. E a costo zero la prima volta. Quindi, qua abbiamo il drone di Cerberus Eva che abbiamo portato a bordo, come vedete. Ancora qua cosa abbiamo? La fortificazione, vedete, possiamo insegnarla a, come si chiama, al nostro Shepard come potere bonus. Tutte cose che poi proverò io secondariamente. Quindi, allora, ci sono ancora con cui parlare Joker e la specialista Trainor, da quel che ricordo. In sala macchine non abbiamo nessuno con cui parlare significativo. La cosa brutta di questo terzo capitolo è che non ci mettono fuori i membri dell'equipaggio nelle varie zone. Vi ricordate che non abbiamo più la leggenda? Quindi. Comandante, sei passato a salutare la tua nuova recluta? Volevo solo vedere come te la cavavi. Mi sto ancora ambientando. Stavo lavorando ai potenziamenti della Normandy e ho mollato tutto a fine giornata. Non avevo neanche portato uno spazzolino o un cambio. Ho dovuto comprare tutto alla cittadella. Io avrei potuto aiutarti, specialista Trainor. Se ti serve qualcosa, chiedi pure. Siamo tutti compagni. Oh, figurati, comandante. Di sicuro hai problemi più grossi a cui pensare.
Possiamo fare una requisizione? Il mio spazzolino è un Scission Pro Mark IV. Usa piccoli campi di forza per staccare le placche e massaggiare le gengive. Costa 6.000 crediti. D'accordo, ma ci dovrai pensare da sola. A ogni modo, grazie per avermi permesso di restare. Hai bisogno d'altro? La tua carriera militare, Trainor. Come sei finita nell'esercito? I miei non avevano soldi per l'università. Quando vide i miei punteggi attitudinali, l'Alleanza mi offrì una borsa di studio. Dopo la laurea prestai servizio per il periodo richiesto e finii per restare lì. Adoravo le sfide offerte dal laboratorio. E di sicuro troverò il servizio in prima linea altrettanto interessante. La sua famiglia non aveva soldi, quindi veniva da Shamballa. Reazione alla guerra. Mi stupisce che tu ti preoccupi per uno spazzolino. Abbiamo problemi più grossi. Credimi, vedere i razziatori sulla Terra è stato uno shock. Ma non aiuterò nessuno scoppiando in lacrime qui nella sala tattica, no. Sono fiera di essere qui sulla Normandy. Se c'è qualcuno nella galassia che può fermare i razziatori, quello sei tu. E se potrò aiutarti a smistare i messaggi e a gestire le informazioni strategiche, beh, ne varrà la pena. Il lavoro nel laboratorio? Facevi ricerche per l'Alleanza? Già, si penserebbe che la correlazione quantistica renda più facile la comunicazione, ma pensa all'inserimento di diverse fonti di input a loro volta collegate con estrapolazioni di dati in differita per costruire un'interfaccia coerente. È una sfida stimolante, per me almeno. Gli chiediamo della sua storia personale. Dove sei nata, di preciso? In una colonia dei sistemi Terminus. Però ho studiato a Oxford, sulla Terra. I miei genitori erano di Londra. Amavano la Terra, ma preferivano la libertà della vita coloniale. Se fossero rimasti a Londra, ora sarebbero sicuramente morti. Non dire così. Sulla Terra ci sono molti superstiti che contano su di noi. Questo è vero, comandante. Addio. Prosegui pure, specialista. Ok, allora io continuerei il nostro viaggio sul... Ho trovato un'altra cosa che vi voglio far vedere proprio un paio di secondi. Abbiamo il terminale privato, dove c'è tutto, come vedete. E c'era anche... ma lì è nel, forse non è qui, è nella nostra cabina del capitano, dove potevamo gestire i costumi dei nostri compagni. Quindi eccoci qua, andiamo a sentire il nostro vecchio amico Joker cosa da dirci. Ehi comandante, sai, avevo i miei dubbi riguardo al consiglio, ma dopo anni trascorsi a ignorare i tuoi avvertimenti, finalmente ammettono che non possono aiutarti. Non è colpa loro, Jock. Stanno facendo il possibile. Almeno ci hanno convalidato l'ormeggio. Se volessi chiamarli per chiudergli la comunicazione in faccia, dimmelo, sai, in nome dei vecchi tempi. Allora, questa cosa, ragazzi, l'ho fatto nella run di Anna, e qui sembra che ce la ripropongano qua. Quindi, anche se noi non l'abbiamo fatta, forse un altro errore di importazione del personaggio che c'era stato. Allora, mappa galattica, ragazzi, abbiamo fatto... Può accedere agli ammassi conquistati dai razziatori utilizzando il sistema di occultamento della Normandy. Per illustrare questi ammassi in cerca di superstiti, materiali recuperabili e informazioni preziose. Quindi, come vi ho già detto, ragazzi, in Mass Effect 3 faremo un po' tutto. Quindi, allora, qua abbiamo la culla di Sigurd, che è il laboratorio di Cerberus, come vedete. Oppure abbiamo la nebulosa del serpente, la cittadella, o andare ad aiutare il primarca Turian. Oppure qui recupera il manufatto Protean. Guardate qua, Hades Gamma, tutti i sistemi che sono stati presi dai razziatori. Se no la cittadella è sicura. Allora, queste sono le nostre, e il bacino di Annos è sicuro anche lui. Queste sono le nostre opzioni per il momento, e decideremo nel prossimo episodio cosa fare. Dopo che mi sarò fatto un attento giro per la nave, avrò potenziato gli equipaggiamenti e avrò deciso il da farsi. Ci servono soldi, crediti, ci serve molta materiale, molti alleati, per quello che dobbiamo fare. Quindi cominceremo molto probabilmente da Palaven, ma
lo decido per il prossimo episodio. Io vi chiedo se questo episodio di con il giro di ronda sulla Normandy, che ha fatto collegamento anche a DLC Ombra, con Liara, ha detto non dimenticherò mai il giro sulla Normandy, ma sono passati 6 mesi, abbiamo scelto di portare avanti la nostra romance. Con Trainor possiamo fare un po' i gallinacci, vedete, però tanto Trainor è solo per il romance delle donne. Abbiamo conosciuto meglio Vega, abbiamo parlato con la dottoressa, abbiamo cercato di, come si chiama, di espandere il più possibile la nostra conoscenza riguardo a quello che ci aspetta. Io vi chiedo, se vi è piaciuto tutto ciò, di lasciare like. Vi chiedo inoltre di iscrivervi al mio canale, ragazzi, attivando la campanella per sapere sempre quando metto online un nuovo episodio di Mass Effect. In questo caso il prossimo sarà il 6° episodio. Questo 5° episodio è andato molto 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 tranquillo. Noi ci vediamo alla prossima, un caro saluto a tutti voi e grazie di aver visto questo video.